Buongiorno a Elisa Albanese, direttore marketing di Aletti. Tra l'altro, insomma, l'occasione per fare questa chiacchierata è il lancio lo scorso 12 luglio della vostra nuova campagna Basta un caffè. Una campagna digital, una campagna che vede anche l'inaugurazione, insomma, con una nuova agenzia che è Planet Gruppo Service Plan e che parla di una visione appunto che incrementerà il vostro credo nel digital, che definirà nuovi rapporti con nuove agenzie e poi che altro? Partiamo proprio da qui, eccoci. Racconti gli obiettivi e anche che tipo di agenzie state cercando per realizzarli. Allora, sicuramente l'obiettivo è quello di riposizionare il brand di Aletti nel mondo del caffè. Diciamo, questo è il macro obiettivo che l'azienda si è posta. Per farlo, chiaramente, noi abbiamo dovuto ristudiare un pochino. Io poi sono arrivata da pochissimi mesi, per cui ho avuto anche il vantaggio di avere questo distacco, no, dalla storicità dell'azienda per cercare di capire quali fossero gli elementi di Bialetti, del brand Bialetti, storici del brand che ci potessero aiutare a trovare le cose che vogliamo raccontare di questo marchio fantastico. E quello che e diciamo la prima cosa che abbiamo deciso di fare è proprio di partire dall'oggetto iconico che per noi è la moka, che è un po' l'oggetto per noi più importante, il nostro oggetto del cuore, ma allo stesso tempo è un oggetto, come dire, fortemente che ci cannibalizza molto, perché poi tutti diciamo, legano Bialetti all'oggetto Moka e pochissimi sanno, per esempio, che Bialetti fa anche il caffè. Quindi questa per noi è una sfida molto importante. Però partendo dalla Moka abbiamo voluto reinterpretare, cercare di capire che cosa l'oggetto Moka rappresenta per gli italiani. Abbiamo voluto trasferire questi valori nel brand, poi ne parleremo, diciamo, lungo questa piacevole chiacchierata. Abbiamo voluto trasferire questi elementi nel brand, e per farlo ci siamo detti che certo la televisione è fondamentale, soprattutto nel momento in cui vogliamo andare a comunicare e a fare copertura, sui nostri prodotti, sulle innovazioni, sulle novità, ma dobbiamo anche ricostruire probabilmente quel legame emotivo fortissimo che Bialetti ha sempre avuto con i suoi consumatori. E per farlo, ovviamente, non abbiamo potuto prescindere da contenuti digital come quello di cui parliamo oggi. La ricerca proprio delle agenzie è una ricerca volta a trovare delle agenzie che sappiano interpretare questa nuova dimensione di Bialetti e che soprattutto ci aiutino a fare questo percorso di bonding proprio emotivo. Con i nostri consumatori. Tra l'altro, l'hai nominata, ci sarà anche una campagna TV, no? E l'agenzia creativa che vi supporterà, abbiamo delle notizie in merito, l'avete identificata? Allora, noi oggi abbiamo un'agenzia creativa per la TV che è Casiraghi e Greco, che ci accompagna, che ci aveva accompagnato già in passato e ci accompagna quest'anno, ci ha già accompagnato in una prima campagna TV sulla macchina Gioia, una campagna che è andata in onda adesso, diciamo, nei mesi di maggio-giugno, e che ci aveva supportato anche in una serie di telepromozioni con cui avevamo aperto l'anno 2020. Di loro, diciamo, si occupano della nostra parte TV e sono un'agenzia specializzata, mentre sul digital abbiamo dovuto appunto riaprire Quindi è una. confermata la collaborazione con Casiraghi e Greco. Sì. L'abbiamo detto, no? Direttore marketing da febbraio 2020, quindi cos'è secondo te? Cioè, cosa significa oggi essere direttore marketing? E tra le leve, quali sono quelle prioritarie per trattare poi un brand icona come Bialetti? Allora, sicuramente oggi essere direttore marketing significa avere un occhio molto olistico al business, perché ovviamente un direttore marketing non è solo chiamato a interpretare appunto il nuovo posizionamento e i modi di comunicazione, ma è quello di guidare poi anche una strategia aziendale, che è quella di ovviamente la strategia di innovazione, la strategia anche di razionalizzazione del portafoglio dei prodotti, la strategia assortimentale, eccetera. Quindi è un lavoro a 360 gradi ed è un lavoro che nel mio caso, e nel caso di tutte, le persone che si trovano nella mia posizione, si fa con l'aiuto di un team. Nel caso di Bialetti, la grandissima fortuna è quella di avere il privilegio di avere un team che è fatto sia da persone storiche dell'azienda e che quindi hanno, come dire, la storicità di alcune de delle, del marchio, la storicità di alcune scelte che sono state fatte, la storicità dei prodotti,
tutti che hanno una competenza enorme in azienda e anche da persone nuove che abbiamo integrato recentemente, che vengono magari da contesti più strutturati di Bialetti, perché ovviamente Bialetti era una, è un'azienda che ha ancora bisogno, come dire, di struttura, di organizzazione di alcuni processi, soprattutto nel marketing, e quindi con l'entrata appunto di persone nuove siamo riusciti poi a, e stiamo diciamo portando un po' di struttura. Quindi questo sicuramente è il primo diciamo è il primo task che mi sono trovata ad affrontare. E poi sicuramente da un punto di vista di strumenti significa cercare di avere i partner corretti, i partner giusti all'esterno, che è quello un po' di cui parlavamo anche prima, cioè saper identificare le agenzie giuste. Io anche in passato, nelle aziende in cui ho sempre lavorato, dico sempre il lavoro più difficile, più importante di una persona di marketing, che sia un brand manager, un marketing director, è quello di saper scegliere le agenzie, soprattutto di trattare le agenzie non come dei fornitori, ma come dei partner, e farle innamorare quasi della stessa visione che abbiamo noi e lavorare insieme per arrivare agli stessi obiettivi. Io ho sempre lavorato in questo modo con le agenzie e non sono mai stata delusa, perché ho sempre avuto agenzie che, indipendentemente dal budget che gli si dedicava, mettevano anima e cuore nel lavoro e nel posizionamento. L'altra cosa è, bisogna dare fiducia alle agenzie e non bisogna mai sostituirsi al loro lavoro. È una delle prime cose che dico ai ragazzi che lavorano con me, è: date un brief, non dite come devono essere fatte le cose. E questo purtroppo io è una cosa che ho imparato prestissimo nella mia carriera, perché ho avuto un capo all'epoca molto rigido su questa cosa, ma lo devo ringraziare perché a ognuno il suo lavoro. Il lavoro delle agenzie è quello di fare la creatività, non dobbiamo sostituirci a loro, ed è fondamentale, secondo me, poi lasciare anche a loro la libertà di esprimersi, la libertà di fare delle proposte su come interpretare il nostro brief, perché quando si lascia la libertà alle agenzie si mettono un pochi paletti, e lì che poi avviene la magia. Non mi viene che da sorridere, perché sono un po' un cavallo di battaglia anche del nostro giornale, di lasciare ognuno libero di esprimersi, perché altrimenti insomma si tarpano le ali e l'asticella poi si abbassa. Appunto, hai parlato di creatività, quanto è importante la creatività? La creatività è importantissima, perché soprattutto nel digital, quando noi guardiamo i KPIs, allora tante volte le persone nella mia posizione, così come il top management, no? C'è la classica, ci sono le classiche domande, che okay, quanti soldi mettiamo su questa campagna, quanti... che KPIs pensiamo di raggiungere, quante visualizzazioni, che tasso di engagement, eccetera. E poi la verità vera è che la creatività conta tantissimo, cioè il contenuto e quello che tu hai da raccontare è sempre un'incognita, perché poi c'è un contenuto che tu puoi pensare sia potenziale, a volte non funziona, e dei contenuti che a sorpresa invece magari hanno dei tassi di organico altissimi e ti aiutano effettivamente a spingere una campagna e a far diventare una campagna un vero successo. Quindi la creatività è l'ingrediente magico che permette appunto di valorizzare veramente una campagna. Quindi certo, sono importantissimi gli investimenti media. Io dico sempre, per esempio, un'altra cosa, che il viral, diciamo la viralità di un contenuto è un po' una chimera, no? Poi soprattutto mano a mano che gli algoritmi vengono... Esatto. Cioè, la viralità virale non esiste, potremmo aprire un dibattito. Non esiste, infatti poi è il grande, chi non lavora nel digital ha sempre: no, ma io voglio un contenuto che diventi virale. Fa un po' sorridere, perché poi è ovviamente antieconomico per tutte le piattaforme su cui noi poi andiamo a pianificare i contenuti, per cui la viralità non esiste. I contenuti fatti bene vanno comunque sostenuti con un investimento media coerente e consistente, però dall'altra parte è anche vero che quando c'è una creatività particolarmente buona, poi i risultati si vedono, e quindi la creatività è fondamentale. Però dico, la creatività, rispetto a quello che dicevo prima, quella magia lì succede solo quando si lasciano veramente libere le agenzie, e quando c'è una comunione di intenti, e quando ci si capisce proprio bene su quelli che sono gli obiettivi. Qual è la campagna perfetta? La campagna perfetta è esattamente questa, è quella in cui c'è un budget corretto,
di mediatizzazione, cioè una pianificazione corretta in termini di target, perché questa è un'altra cosa molto importante, sia sul digital ma anche sulla televisione. Noi dobbiamo conoscere le persone a cui ci vogliamo rivolgere e dobbiamo sapere che cosa si aspettano da noi. Perché poi per far funzionare quella piccola magia che è la creatività e farle interessare di un contenuto e farle innamorare di un brand, farle innamorare di un prodotto, serve che quel prodotto a loro parli e che siano esattamente le persone a cui io voglio rivolgermi. Per cui la pianificazione è molto importante, l'investimento e poi l'agenzia giusta, il partner giusto. Quanto investirete in comunicazione? Insomma, hai già delle visibilità sul prossimo anno? Sì, allora il prossimo anno noi continueremo sicuramente, noi adesso abbiamo due grossissimi progetti quest'anno che continueranno l'anno prossimo. Il primo progetto è il lancio di questa nuova macchina del nostro sistema chiuso con le capsule, che è la macchina Gioia, che è poi la protagonista un po' nascosta del video che hai visto, di Basta un caffè. E poi il secondo grosso progetto dell'anno è quello del lancio del caffè per la moca, quindi un caffè macinato per la moca che si chiama Perfetto Moca, che è già lanciato sui nostri negozi, ha un po' di distribuzione nella grande distribuzione in GDO, e però il lancio vero, diciamo, verrà fatto nella seconda parte dell'anno, quindi nel Q4 di quest'anno. E per noi è un progetto fondamentale, perché noi la moca è stata inventata nel 1933. E noi abbiamo aspettato fino al 2021 per lanciare, nonostante siamo una torrefazione da 10 anni, per lanciare seriamente, perché poi in realtà già ce l'avevamo, però per fare un lancio serio sul caffè per la moca. E la cosa che fa sorridere è che noi siamo la moca e solo noi effettivamente sappiamo qual è il caffè perfetto per la moca. Quindi all'interno di questo filone sicuramente una campagna che inizia adesso a fine anno, ma che per noi ovviamente avrà vita lunga, per cui poi continuerà l'anno prossimo abbiamo in cantiere un bel po' di progetti e quindi tra cui nuovi lanci e nuove collaborazioni anche con altri brand, quindi siamo molto molto contenti e non vediamo l'ora di poter svelare un po' di più. Essere marca oggi, insomma, no? lo si dice, non basta più vendere un prodotto, vendere un servizio, bisogna vendere, offrire esperienze, offrire anche un impegno sociale, cioè avere una propria purpose. Ecco, come è evoluta Bialetti in tal senso e come vi muovete? Allora, Bialetti è un po' il lavoro che dicevo, di cui parlavo prima, è il lavoro che abbiamo cercato di fare per capire, ok, noi siamo Bialetti e vogliamo entrare nel mondo del caffè, ma cosa ci distingue anche da player in questo mondo che sono presenti in questa categoria da tantissimi anni, che sono altrettanto storici, altrettanto italiani. E noi abbiamo trovato la nostra peculiarità, come dicevo prima, partendo dalla moca, e anche il nostro purpose partendo dalla moca, perché la moca è un oggetto che in tutte le case degli italiani da sempre, è un oggetto che noi definiamo aggregatore. Quando qualcuno passa a trovarci a casa, abbiamo un'amica che è stata lasciata dal fidanzato, abbiamo un figlio che deve comunicare un brutto voto alla mamma o al papà, eccetera, le conversazioni dove avvengono? Nella cucina, e c'è sempre una moca di mezzo, cioè si mette su una moca. Metto su una moca che mi racconti. E da questa frase un po' siamo partiti per dire, evidentemente c'è qualcosa in quella moca che non è solo il fatto di bere un caffè, ma è proprio un oggetto che è capace di far sedere attorno a un tavolo le persone e poi di far scaturire le conversazioni. Dalle conversazioni, come dire, più serie, più impegnative, fino alle chiacchiere tra amici. E quindi abbiamo cercato di trasferire proprio questa cosa qui a Bialetti e al caffè Bialetti. Cioè, per noi il caffè Bialetti è questa cosa qui, è una cosa molto democratica, molto aperta, di altissima qualità, perché poi la moca è un oggetto di altissima qualità e che ha questo potere. E allora tu capisci bene che poi nel raccontare delle storie, nelle conversazioni attorno a un caffè, eccetera, possono nascere una serie di declinazioni potentissime in comunicazione. Ti faccio un esempio, la prima delle quali è stata un'attività che abbiamo fatto con la conduzione di Geppi Cucciari, quindi una cosa in realtà
Nel mese di maggio-giugno, dove Geppi ha fatto appunto il giro delle 6 città d'Italia, dei nostri caffè d'Italia, che sono le nostre capsule, sono dedicate a 6 città d'Italia, un giro virtuale, perché ha fatto delle dirette Instagram con 6 persone di queste 6 città d'Italia e con 6 associazioni. Quindi abbiamo trovato un'associazione che, come dire, rendesse migliore la vita di queste città all'interno di ogni città, quindi a Napoli, a Torino, a Venezia, e poi con la partecipazione, tra l'altro, di altri amici di Geppi, celebrities che si sono connesse e che magari erano sponsor o addirittura fondatori in alcuni casi di queste associazioni, come Luca Argentero per Torino con l'associazione Un Caffè, o come Elio per Milano, o Bebevio con l'associazione a Venezia, eccetera. Quindi tutte queste persone sono riuscite, si sono collegate e abbiamo appunto raccontato le storie dell'associazione di fronte a Un Caffè, grazie a Geppi, che poi è una conduttrice ovviamente bravissima, ha fatto altro che il suo lavoro ed è stato un piacere, di queste conversazioni di un'ora che poi sono ritrovabili, diciamo, sia sulla nostra pagina Instagram che sulla pagina Instagram di Geppi, e che sono appunto queste conversazioni intorno a un caffè, che poi avevano anche un risvolto sociale, no? Quindi questo è un esempio di come effettivamente questo purpose possa essere interpretato. E poi, come dire, da questo poi ha la declinazione nel video di Basta un caffè, in cui abbiamo, come dire, trovato e messo insieme due persone che non si vedevano da tempo e abbiamo loro offerto la possibilità di ritrovarsi di fronte a un caffè. Questo poi lo faremo anche con un contenuto destinato agli utenti, quindi chiederemo alle persone poi di scriverci in privato per raccontarci la loro storia, quasi come un c'è un caffè per te invece che c'è passato. E di dirci, insomma, qual è l'amico o la persona, insomma, che non vedono da tempo, con cui avrebbero voglia di prendere un caffè, e noi gli aiutiamo a organizzare il tutto. Allora, io nel ringraziarti di questa chiacchierata, magari ci diamo appuntamento per raccontare le nuove storie di Dialetti, le nuove storie di incontro davanti a una mocca di caffè. Grazie mille, certo, alla prossima. Molto volentieri.